c'è una Betlemme che vale la pena di scoprire. Ghadir, cristiana di Betlemme, ne è convinta. Se infatti la città fino al 1947 era in gran parte cristiana, oggi dei suoi 30.000 abitanti i cristiani sono meno del 40%. Proprio per questo, una semplice e piccola guida è stata creata per mantenere vivo il patrimonio culturale, sociale e religioso della città. La perfetta sensazione di stare compiendo un viaggio nel passato. Porto i visitatori in tre diversi percorsi all'interno del centro storico di Betlemme per apprendere meglio aspetti culturali e storici della città. Un miscuglio di tradizioni. A Betlemme bisogna immergersi, perdersi nei diversi hosh, tra continue salite e discese, fra case e cortili nascosti, per scoprire che quel piccolo mondo, retaggio dell'epoca ottomana, pulsa ancora. Heritage route. It starts with Terasme Quarter and then all the main neighborhoods. Questo Heritage Tour inizia dal quartiere Taraje e attraversa i sette maggiori quartieri di Betlemme, che prendono nome dai sette diversi clan che abitavano la città vecchia e che a loro volta rispecchiano punti di vista culturali, oltre che stili architettonici e persino abitudini diverse. La guida poi porta con il Pilgrimage Tour attraverso i luoghi patrimonio dell'UNESCO, fino alla Basilica della Natività, mentre con l'itinerario culturale si può conoscere Betlemme attraverso le istituzioni, ONG e associazioni della città vecchia. Infine, l'ultimo tour, quello dei Betlemmiti a Gerusalemme, illustra le diverse proprietà che gli abitanti di Gerusalemme emigrati all'estero, della diaspora, compravano con i loro risparmi nella parte nuova della città di Gerusalemme. Un'atmosfera vivace e affascinante pervade il centro storico, dove è anche facile scovare dei piccoli negozi, dove la tradizione, unita a sapori e colori, sopravvive. The family migrated to Colombia. La famiglia è emigrata in Colombia, da dove hanno importato il caffè e l'idea del Macina Caffè. È stata così la prima famiglia ad importare il caffè nell'area di Betlemme. Una guida particolare. La descrizione degli itinerari, le illustrazioni e i suggerimenti danno ai lettori e ai viaggiatori un'opportunità di visitare la città del Salvatore con gli occhi della gente che la abita. This is very important guidebook. Questa è una guida importante perché invita da un lato a visitare il centro storico, a conoscere meglio la popolazione locale che abita Betlemme e dall'altro lato ha lo scopo di rigenerare il centro storico, perché sono convinta che attraverso questa rigenerazione potremo proteggere e preservare quello che rimane del patrimonio abitativo tradizionale di Betlemme.